Vincenzo Lorato, patron di Mascalzone Latino e Challenger of Record, ha detto che vuol fare della Coppa America un nuovo rinascimento. In che modo? L'ultima Coppa America con questi mostri sull'acqua, che al di là dell'aspetto tecnologico, che è assolutamente fantastico, bellissimo, ma è stata una Coppa costosissima e legata solamente a due team. È chiaro, frutto della litigation tra Oracle e Alinghi, una litigation da parte di Oracle che noi di Mascalzone Latino abbiamo profondamente sostenuto, assolutamente legittima, però il risultato è stata una sfida a due, costosa. La Coppa deve tornare alla tradizione, cioè una sfida multi-challenger con dei costi assolutamente, chiaramente la Coppa America sarà sempre carissima, ma accessibili. Accessibili, che intendo dire? Che non possiamo decontestualizzare la Coppa America da quello che è il momento che il mondo sta vivendo dal punto di vista economico. La visione è proprio questa, cioè cercare di contenere i costi per avere poi un evento che sia, in termini di Coppa America, il più spettacolare di sempre, dall'inizio della storia. Mascalzone Latino non è soltanto Coppa America, ma anche impegno nel sociale. Come si è evoluto il progetto sui ragazzi del Rione Sanità di Napoli con la collaborazione della Marina Militare Italiana? Qualche anno fa io mi andavo domandando come mai Napoli non è una fucina di giovani campioni, cioè i campioni napoletani ormai è una generazione di cinquantenni, quasi da rottamazione ormai, sono diventati vecchi. Mentre se tu vedi Trieste, ogni anno Trieste tira fuori un giovane campioncino. La realtà è molto semplice: mentre la vela a Napoli è un fenomeno legato ai circoli, quindi alle scuole di vela dei circoli ci vanno i figli di papà, assolutamente un fenomeno di elite, a Trieste, vivendo Trieste, mi sono reso conto che è un fenomeno di massa. Detto questo, la prima idea nel 2008 è stata portare un gruppo di bambini dei famosi quartieri, chiamiamoli disagiati, la parte storica di Napoli, a mare. La grande novità di quest'anno è che finalmente abbiamo una sede direi bellissima e assolutamente dignitosa per questi ragazzi. È una sede che ci ha affidato la Marina e che praticamente noi con la Fondazione Mascalzone Latino e con l'aiuto di Vodafone abbiamo integralmente ristrutturato. È la ricerca di valorizzare i talenti che Napoli certamente possiede, delle pietre grezze, ma che comunque restano dei brillanti. Vincenzo Lorato, oltre alla Coppa America, è un armatore, figlio di armatori, uomo di mare e di lettere. Che cosa l'ha spinta a scrivere dei libri su questa sua passione per il mare? Ma probabilmente siccome scrivo la notte, devo metabolizzare un po' troppo vino rosso, per cui la sera alla fine mi metto a scrivere e sono venuti fuori una serie di romanzi, 8. Ma passione, voglia di fare, poi non si sa perché si inizia a scrivere. Ma sublima le delusioni della vita da imprenditore? No, semmai, in particolare l'ultimo è un romanzo, ma è un romanzo che è fatto di un collage di racconti, di storie, in parte vissute, in parte esperienze di altri marinai, uomini di mare, gente anche di famiglia a cui sono molto legato, che è comunque una testimonianza, una tradizione che si va perdendo, di una certa marineria che non esiste più e che comunque va conservata, almeno nella memoria. Sono Paul Caillard e ci vediamo su sailly.it.